rivediamo ancora qualche esercizio sulla composizione, per esempio questa x alla seconda meno t alla seconda più 4x alla seconda meno 4xx. Dato questo polinomio, scomporre i fattori. Seguiamo la solita scaletta. Primo, posso fare l'accoglimento totale? No. No, perché i quattro monomi non hanno fattori comuni. Posso farlo parziale? No. No, perché qualunque coppia io mi inventi, comunque non trovo niente che poi mi permette di fare l'uno totale. È un prodotto notevole o contiene prodotti notevoli? Sì. C'è questo termine e questo termine che fanno parte di un prodotto notevole. Come sicuramente vi siete accorti. X alla seconda è il quadrato di x. 4x alla seconda è il quadrato di 2y. E meno 4xy è il doppio prodotto tra x e meno 2y. Quindi questi tre formano. E qual è il termine? X meno 2y alla seconda. Quadrato del primo, quadrato del secondo e il loro doppio prodotto. Due volte x per meno 2y. Ah sì, quindi è un. È un prodotto di un binomio. E poi rimane in meno t alla seconda. Sì. A questo punto abbiamo finito? No. Perché questa è una differenza di quadrati. Sì. Quindi, primo termine meno il secondo, x meno 2y meno t, per primo termine x meno 2y più il secondo. Adesso abbiamo finito. No. Sì. Perché all'interno delle mie parentesi non puoi più fattorizzare niente. Sono tutti termini di primo grado che non hanno fattori comuni, quindi non scomponibili. Tutto chiaro? Un altro esercizio. Proviamo. Meno 10b alla seconda più y alla seconda più y meno 2b Io vedo un quadrato qui,
Non posso tirare quello in meno per una parentesi. Scusami? Tirare quello in meno della parentesi. No, perché è un quadrato. Ma non potrei fare. Un quadrato fuori, non puoi cambiare questo segno, perché qualunque, qualunque segno abbia questo, il quadrato è sempre un segno più, il segno ma viene mantenuto. Il primo e il terzo e il secondo e il quarto? No. Primo e il terzo dici? Sì, io direi il primo e il terzo, il secondo e il quarto, ma non. Ma 2x, 2b qui non è un fattore, è un addendo. Funzionerebbe se fosse un quadrato. Ah no. Sì, ma non lo è. Cioè, no, la seconda, no. Coraggio. Siamo sicuri che sia riducibile. Prego. Siamo sicuri che sia riducibile. Sì, sì, è scomponito. Lei prima ci ha fatto notare i due, cioè i due, no? Quindi, c'è di nuovo qualcuno, quello d'altro. Tipo, aspetta, quello lì. No. Aspetta, sì. Falso, fuso. Non è così, no? No, sì, no. Quello è l'area 4. Sì, no, non penso sia quello. Però A più B e poi A più AB più B, chiamate, cioè, allora, c'è la seconda. Vediamo così. Non lo sviluppiamo, ma se lo sviluppassimo cosa otterremmo? Y sulla seconda, meno 4B y più 4B alla seconda. Ma si dovrebbe fare l'accoglimento parziale. Sì, come ho detto. Sviluppato. Però lì, qui hai, in questi tre termini, hai y alla seconda che c'è anche qua. Sì. Hai un by, anche se il coefficiente non è quello giusto, che però c'è anche qui. E hai un b alla seconda che c'è anche qui, anche se il coefficiente non è quello giusto. No, totale non si può fare. Forse non ha molto senso, diciamo, scomporre. Ma no. Infine, sì, però dovete vedere rispetto a quale lettera, il nostro dovete prima sviluppare l'altro, hai due lettere, quindi già sono complicato. Thank you.
Allora, non se è l'ultimo, non possiamo farlo tipo... Il primo e il secondo e il terzo posso essere considerati come una somma per differenza? Cioè tipo inizio meno... No, perché il 10 non è un quadrato. Ma all'ultimo possiamo aggiungere per esempio il secondo quadro per... Non possiamo più scomporlo, no? Così. È già scomposto, è un quadrato. Sì. Non può non va a pensare. X è la seconda. Quindi... Ah, scusa, sì, ci siamo arrivati, se lei voglio... No, scherzo, fa capo. Tipo, se noi prendiamo... Dobbiamo riuscire. Se noi prendiamo il primo e il terzo... No, non ha senso. Allora... Tra di X non prendiamo il primo e il terzo. In pratica dobbiamo riuscire a ottenere una parentesi uguale all'ultima. Concentriamoci un attimo su questa. Ecco, che sarebbe... non può essere un quadrato. Non è un quadrato. No. Perché? Cioè non è il quadrato di un binomio, perché? Non abbiamo il prodotto, che sia doppio prodotto. Primo punto, secondo punto, il via seconda ha un meno 10. Che non è positivo. Se fosse un quadrato dovrebbe essere, a parte che positivo, ma anche il quadrato di qualcosa. Esatto. L'ultima spiaggia, qualcuno l'aveva già detto. Un trinomio caratteristico. Oppure lo fini. Però vince. C'è però una lettera in più. Appunto. Quindi immaginiamo di considerare B come se fosse un numero, un termine noto. E vediamo, quindi dividiamo rispetto a y, okay. Quindi il termine senza y è questo, okay. Dovremmo trovare un valore da dare a y che annulli questo trinomio, okay, tra il divisore di meno 10 b alla seconda. Che annulli, aspetta, vuol dire che annulli? Poi troviamo del resto. Devi trovare un valore da dare a y che dipenderà da b, in modo tale che questo diventi 0, in modo tale che troviamo qualcosa per cui dividere questo del tipo y meno un numero che ancora non conosciamo, okay, che dipenderà anche da b, e lo cerchiamo tra i divisori di 10b alla seconda. Però invece che andare a cercarli tutti, il tipo b meno b, 2b meno 2b, 5b meno 5b, 10b meno 10b e anche la seconda. Se la cosa funziona, e potrebbe servire a qualcosa solo se poi posso raccogliere qualcosa anche da questo termine, perché se no non serve. Metti che lo scompongo in qualcosa dove non c'è y meno 2b, non me ne faccio niente. Okay. Anche se funzionasse, dovrà essere qualcosa che contiene almeno uno di questi fattori. Quindi vado a vedere se dando a y un valore di meno di 2b, questo si annulla. Perché se no, ripeto, anche se fosse, se lo potessi fare, non me ne farei niente, non sarebbe inutile. Proviamo a riscrivere questo dove y vale 2b. E vediamo cosa otteniamo. Bene, 3b per 2b meno 10b alla seconda più 2b alla seconda. Vorremmo del resto, vi ricordo. 3 per 2 fa 6b alla seconda, perché ho b per b, meno 10b alla seconda più 4b. Più 4b alla seconda. 6 più 4 10. Meno 10 è 0, funziona. Ma perché noi abbiamo scelto 10b? Perché non c'è
Ah, ok, ok. Sì. Quindi questo polinomio è divisibile per y meno 2b, che è l'unica cosa che poteva darmi adito a un raccoglimento poi totale. Quindi abbiamo, lo scrivo in termini di potenza decrescente di y, y seconda più 3by meno 10b seconda è divisibile per y meno 2b. Ok? Tutto chiaro? Perché? Perché ho visto che sostituendo a y 2b anche questo viene 0. E ripeto, l'idea chiave è il fatto che se questo posso scomporlo, lo scompongo per uno scopo solo se la scomposizione mi darà qualcosa che contiene anche questo termine, se no non ne vengo fuori. Ok? Quindi la scelta è guidata dall'esercizio stesso. Facciamo una divisione con Ruffini, prego. Dai. Perché y vale 2b e il quadrato di 2b è 4b alla seconda. Ma se y vale 2b? Sì. 2b. Qual è la domanda? Non ho capito. Facciamo la divisione. Elenco i coefficienti del polinomio dividendo rispetto a y, quindi 1 più 3b è meno 10b alla seconda. Ripeto, adesso i coefficienti sono tutto ciò che non è y. Ok. Due verticali. Il numero da mettere qui stavolta è 2b. Abbasso l'1. Moltiplico. Sommo. Moltiplico. Sommo. E viene 0. Quindi il quoziente è y, 1 per y, più 5b. Quoziente, ripeto, alla lavagna dei numeri, pazienza, il quoziente è, questo è il coefficiente di y, questo è il termine noto. Di conseguenza, y alla seconda più 3by meno 10b alla seconda lo scrivo come quoziente y più 5b per divisore y meno 2b. A questo punto torniamo all'inizio. Sappiamo che questa parte è scomponibile di quello che abbiamo appena visto. Quindi y più 5b per y meno 2b più y meno 2b alla seconda. Adesso posso fare un raccoglimento totale. Y meno 2b. Da questa parte mi rimane y più 5b, qui mi rimane un altro y meno 2b, qui le due y non posso sommarle, e gli altri due sottrarli e viene più 3. E chiede perché non la... quello che c'era prima. Possiamo ripetere 2-3 volte? No. Questo. Possiamo ripetere da dove sta quel posto, per favore? Ripeto tutto quanto. Allora, questo abbiamo deciso che è un caso. Allora, abbiamo questo polinomio.
3bx meno 10b alla seconda più y alla seconda più x meno 2b alla seconda. Sì. Allora, questo è un quadrato, posso anche svilupparlo, però dopo mi trovo più nei guai perché è più difficile poi vedere dentro cosa posso scomporre, cosa posso non scomporre. D'altro canto qui ho un più, ok? Per poter scomporre qualcosa dovrei avere che questo è l'opposto di un quadrato, per poter usare per esempio la differenza di quadrati, ma non lo è l'opposto di un quadrato, perché? Perché questo è un più di una seconda, se fosse l'opposto di un quadrato sarebbe un meno, e questo non è un quadrato e questo non è un doppio prodotto. Quindi questo di suo non è una potenza di un binomio. Ok? Non mi resta che Ruffini, questa è l'ultima spiaggia. Però qui ho due lettere. Allora, quando ho due lettere, posso scegliere di dividere rispetto a una. Se il polinomio è scomponibile di fatto, il risultato è indipendente da quale scelgo. Se non è scomponibile, no, il risultato dipende. Ma se è scomponibile, che scelga di dividere rispetto a y, cioè di considerare la mia incognita y oppure b, il risultato è uguale. Scelgo la y. D'accordo? Così. Sì, anche se scegliessi la b sarebbe uguale. Ok, perfetto. Divido rispetto a y. Se scelgo questa strada, devo pensare a ciò per cui dividere, cioè qual è un divisore di questo polinomio. Anziché provarli tutti, cioè la scelta va tra tutti i divisori del termine noto, scelgo quello che mi serve, cioè se funziona deve essere utile a qualcosa. Quale funzionerebbe? Funzionerebbe se fosse divisibile per esattamente questo, perché se questo primo trinomio non contiene y-2b, questo polinomio non è scomponibile perché contiene una parte che qui non c'è. Se voglio scomporre tutto, deve essere che questo trinomio è multiplo di questo, altrimenti la cosa non funziona. Quindi vedo per prima cosa se y seconda più 3by meno 10b alla seconda è divisibile per y meno 2b, cioè do a y il valore di meno di più 2b e vedo se il mio trinomio si annulla applicando il teorema del resto. Il resto della divisione di un polinomio per l'incognita meno un numero è quello che ottengo dando all'incognita il valore del numero per il quale voglio dividere, cioè 2b. Di fatto ottengo 0, quindi è scomponibile, cioè questo trinomio è divisibile per y meno 2b. Facciamo la divisione, otteniamo il quoziente che è a coefficienti 1 e 5b, cioè il risultato di questa divisione sarà y più 5b. Quindi il dividendo è dato da divisore per quoziente. Quindi lo posso scrivere come il divisore per il quoziente. D'accordo? Torniamo al punto di partenza, adesso al posto del trinomio posso scrivere questo. E qui adesso sì posso fare un accoglimento totale, perché il trinomio di partenza contiene y meno 2b come fattore. E lo raccolgo da questo e da questo termine. Dal primo termine mi rimane questa parentesi. Dal secondo, questo 2 indica che qui ho y meno b, meno 2b per y meno 2b, quindi me ne rimane 1, dividendo per il fattore comune. Dopodiché all'interno di questa parentesi lunga ho y più y che fa 2y, e 5b meno 2b che fa più 3b. E lì ho finito. Ma se abbiamo 5b non potevamo raccogliere il fattore comune. Ma non sono fattori, questo non è un fattore con questo. Sono addendi, dentro sono sommati, non moltiplicati. Il fattore non è 5b, è y più 5b. Quindi vogliamo fare qualche altro dubbio? Torno indietro. No, c'è la... Come hai fatto di moltiplicare questo con questo?
oppure sommare. Altre domande? Sì. Perché prima era sommare e moltiplicare? Perché ho raccolto un fattore comune y meno 2b. Se il fattore comune è questo, dentro la parentesi ci va quello che ottengo dividendo ciascun fattore per la parte comune. Sarebbe come se hai A, B, A la seconda, il fattore comune è A, da qui rimane B e qui rimane A, non è più la seconda, perché A la seconda è diviso A più A. Io non capisco come si chiama così. Dopo la vediamo. Ok. Prima che sia troppo tardi, volevo... Però perché parla che mi metto totale con il 7 o 5D? C'è un 5b, perché fare il cambiamento totale contro 2? Perché questa è la sola parte comune, y-2b, qui 5b non c'è. La parte comune è y-2b, devo raccogliere la parte che c'è in tutti e due. Sì, ma perché dentro la parentesi y-2b? Qui la parte comune è A. Da qua mi avanza B e di qui A è basta, quindi qui è uguale, qui la parte comune è y meno 2b, da qui rimane questa, la parte comune è questa, che va qua davanti, qui rimane la parte non comune, perché svolgendo la parentesi hai questo per questo, eccolo qua, e poi questo per se stesso, eccolo qua. Supponiamo di avere due binomi. Abbiamo il binomio x più 1 e il binomio x alla seconda meno 1, divisi separatamente. Mi interessa il minimo comune multiplo dei due binomi e il massimo comune divisore. Qual è il polinomio che sia minimo comune multiplo tra i due e qual è il massimo comune divisore tra i due, perché nelle frazioni algebriche questo sarà indispensabile, okay? si opera nello stesso modo, le regole sono identiche a quelle che si utilizzavano con i numeri. Per prima cosa si scompone i fattori primi, x più 1 non è scomponibile perché è già di primo grado, questa è una differenza di quadrati, questo sì che è scomponibile, scompongo in x meno 1 per x più 1. Ok, attenzione, qui l'x non è un fattore perché è aggiunto a 1, x è un addendo, il fattore è tutto x più 1, devo considerarlo come un tutt'uno. Come si trovano, mi si trova il minimo comune multiplo tra diversi numeri dopo aver scomposto in fattori? Il minimo comune multiplo è il numero costruito da i fattori comuni e non comuni con la potenza più alta. Qui quali sono i fattori? X più 1 e x meno 1. E la potenza più alta è 1 perché tutti appaiono la prima potenza. Quindi questo è il minimo comune multiplo. Mentre il massimo comune divisore è fatto dai fattori solo comuni e la potenza più bassa. Quindi l'unica cosa che appare in entrambi è x più 1. Minimo comune multiplo, massimo comune divisore.
Ripeto, una volta che ho scomposto i fattori, il lavoro grosso è fatto. Proviamo qui questo. Posso leggere la pagina? Meno 2xy più y alla seconda, anche qui mtm mcd. Prima cosa, scompongo i fattori, qui posso raccogliere un 2, questo è il quadrato di un binomio. Mcm è fatto dai fattori comuni e non comuni con la potenza più alta, c'è il fattore 2, poi c'è x meno y, c'è una potenza più alta qui a fare, e mcd è solo x meno y, perché il 2 non è nel secondo binomio, nel secondo polinomio, e la potenza più bassa qui a fare x meno y è la minima. Niente di nuovo sotto il sole. Proviamo anche questo. Vado avanti? E riconosce la differenza di quadrati. MCM 3 per 5 per A, 15A, x più y, x meno y. MCD, un fattore comune x più y, e quello rimane. Qua perché sta per suonare. Oi, boh.